Per quanto riguarda il segno che ho lasciato io penso che l'ho lasciato dal punto di vista personale perché ricordo che i gol che ho fatto, però quell'anno è stata una stagione bella, bellissima, anche con la sconfitta ai playoff, però anche le cose negative sono esperienza, sono bagaglio, sono cose che non puoi dimenticare. Io quell'anno penso, come ha detto Alessandro, era la squadra più forte del Taranto, forse all'ultimo il Taranto ci ha creduto di più. Noi siamo mancati nel momento cruciale quando abbiamo perso i playoff. Beh, è stata veramente dura da digerire per la squadra che avevamo, perché sia in casa che fuori casa facevamo bene, guidati da un ottimo allenatore, uno staff perfetto. Io ricordo con immenso piacere tutte le piazze, figuriamoci se non ricordo Campobasso, che è stato proprio, diciamo, l'inizio della mia carriera, che poi da lì di là sono arrivato in Serie C1, Serie B e poi Serie A.